cosa? Che si Cioè, possono fidare perché di vi hanno noi, dato tanta che si fiducia? possono fidare di noi, che in un momento come quello che noi viviamo, nel quale tu voti delle persone per fare delle cose e puntualmente quelle persone vanno lì e col voto che gli hai dato ci fanno tutt'altro, chi rimane sulla propria strada, costi quel che costi, e a noi è costato, Quindi, per perché ci è esempio, costato molto. restando fuori Per dal esempio, governo scegliere di non nel fare il primo governo giro. con i 5 Stelle, perché io avevo fatto il famoso patto anti-inciucio, avevo firmato mai col PD, mai con i 5 Stelle, poi non è che il giorno dopo prendo e vado col PD o con i 5 Stelle. Perché, e questo io non capisco quando mi si dice la democrazia parlamentare, ma nessuno vuole mettere in discussione la democrazia parlamentare, però, ma uno sarà vincolato agli impegni che si prende in campagna elettorale, perché se non è vincolato, Tiziana, la democrazia non ha un senso. Cioè, se tu mi dici, guarda, io voilà, votami, però sia chiaro che poi io quando entro in Parlamento, finché non si rivota, con quel voto ci faccio, cioè con gli eletti che mi hai Ci faccio quello consentito, ci che mi faccio quello che pare. voglio. Scusate, ma non ha alcun Ora senso. qualcuno potrebbe dire che anche Salvini a questo punto di vista non è che sia E stato infatti io non ci sono proprio. andata, e infatti io non ci sono andata in quel governo, e infatti ho sempre detto a Salvini che secondo me quella era una scelta sbagliata, gliel'ho detto in privato e l'ho detto in pubblico. Dopodiché c'è anche, c'è un po' una differenza tra quando si fece il governo giallo-verde e quando si è fatto il governo rosso-giallo, e cioè quando si è fatto il governo giallo-verde quelli erano comunque due partiti che avevano appena vinto le elezioni, anche se per combattersi sulla carta. Adesso noi abbiamo proprio due partiti che dichiarano che siccome se si andasse a votare perderebbero, si devono organizzare, che è una Adesso roba ci arriviamo, francamente un po' ovviamente ci eccessiva. arriviamo.